Gigli Bianchi nel punto in cui Sofia Gambato è stata investita proprio davanti alla scuola sabato mattina, nel ricordo della 17enne di Campodarsego morta dopo 5 giorni di ricovero. I compagni di classe del liceo selvatico hanno affisso un disegno colorato con scritto "Ciao Sofia" e hanno listato a lutto il portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Via Belzoni. Nella via del quartiere Portello, sempre molto trafficata, si sono moltiplicati in queste ore i cartelli con scritto "Rallentare, ci sono studenti voluti dai genitori di Sofia e attaccati dal personale della scuola". In pochi giorni a Padova due giovani vite sono state spezzate in incidenti stradali, due studenti che stavano andando a scuola, Sofia appunto investita da un'auto mentre attraversava via Belzoni e Alessandro De Marchi, 18enne di Mestrino, che lunedì mattina stava andando a scuola in moto ed è morto in via Cave. La morte di questi due giovani studenti riapre il dibattito sulla sicurezza stradale in città con la richiesta del l'introduzione delle cosiddette zone 30. Io credo sia importantissimo agire sul piano degli investimenti nell'ambito urbano per creare quelle che sono note come zone 30, aree dove le automobili possono circolare, ma possono circolare in modo controllato ed è dato più spazio a coloro che circolano in bicicletta e a piedi. Il sindaco Giordani si sta muovendo in questa direzione e gli sono grato. Ma io credo sia importantissimo incrementare questi investimenti perché la sicurezza delle strade deve essere incrementata e sappiamo come farlo. Purtroppo il ministro Salvini va nella direzione opposta e questo secondo me è grave. Spero che anche lui ci ripensi perché la vita di ciascuno di noi è importante. Nei prossimi giorni dovrebbe essere effettuata l'autopsia sul corpo di Alessandro De Marchi mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica dello schianto. Settimana prossima potrebbero essere previsti i funerali a Mestrino, quello di Alessandro, a Campodarsego, quello di Sofia.